Buonasera a tutti, da Primero Ferraro, giornalista della stampa di Vercelli del Corriere Eusebiano e buonasera soprattutto a Stefania Grassi, insegnante di scienze naturali all'IS Lombardi di Vercelli, stimatissima e apprezzata fotografa, che è ancora una volta ospite a tutti quelli che sono presenti a questo incontro. E ci troviamo appunto oggi con Stefania per parlare di un particolare evento fotografico, di progetti, di premi, di menzioni e poi, visto che insomma, la Pasqua si avvicina, per farci tutti insieme gli auguri. Quindi direi di partire subito appunto così come dicevamo, dall'evento fotografico, partiamo dal nostro territorio che ha avuto, grazie a Stefania, un successo importante su Wild Planet Photo Magazine con le foto di Crova. Siamo nelle risaie di Vercelli, della Baraggia, e quindi un sito di riproduzione di particolari uccelli. Quali sono questi uccelli che così si riproducono a Crova e che tu hai fotografato? Buonasera, esattamente. Come dicevamo prima, su Wild Planet Photo Magazine si tratta di Cavalieri d'Italia, che è scientificamente noto come Himantopus himantopus. Sembra proprio un ospite abituale della cascina Oschiena, dove si è creata apposta un'area di nidificazione per poter avvantaggiare l'alimentazione e la riproduzione di queste specie. Vi faccio vedere qualche immagine di questo esemplare, eccolo qua. Il riflesso risaia. E qui c'è il commento, poi sia fotografico sia un po' dal punto di vista etologico. Infatti ho messo che l'alimentazione di questo animale si basa su insetti, essenzialmente su invertebrati di acqua. Poi c'è stata anche una pubblicazione, oltre al Cavaliere d'Italia, anche della Pavoncella, che vi faccio vedere qui. Ecco. Il suo nome scientifico è Vanellus vanellus. Ora qui è più vicina con una lente inferiore, 500 mm, perché era proprio a bordo strada. E poi una delle altre foto premiate è stata quella della Anatra marzaiola, che si riconosce subito proprio per il bordo bianco sulle ali e per questo piumaggio colorato. Bella, bella. E poi esuliamo un pochettino dal tema del birdwatching per parlare anche del problema delle nutrie, tra virgolette, problema, che sono animali molto belli, castorini. Faranno anche danni, però sono molto belle le immagini, soprattutto riflesse in risaia, li trovo molto carini e visto il problema della siccità è normale anche trovarne di più ai bordi delle strade. Ecco, Quindi come nasce questa tua passione per il birdwatching? Dal mio punto di io vista stai. ho un profondo amore per madre natura, perché il mio più grande rimpianto comunque resta quello di non aver studiato medicina veterinaria. E io ho frequentato la LIPU di Vercelli in diverse occasioni, dove ho potuto conoscere degli specialisti del settore, che durante le escursioni in risaia hanno fornito dettagliate spiegazioni sulle specie di uccelli ricorrenti. Poi successivamente ho vinto, grazie a un concorso fotografico promosso da National Geographic Italia, una lente 500 mm che è più adatta per il birdwatching, che ho potuto mettere meglio in pratica. Resta comunque tuttavia un'ottica fissa, che non è proprio semplice da utilizzare perché patisce molto le condizioni di particolare oscurità. Ecco, tanti successi e speriamo che le amministrazioni locali apprezzino appunto questa tua bravura e il fatto che questo territorio si sia affermato, sia conosciuto anche grazie alle tue fotografie a livello internazionale. Sì, io mando sempre comunicazioni un po' in tutti i posti tramite mail, trovo queste mail sui siti dei vari comuni inerenti agli scatti, qualcuno risponde, apprezza, altri non rispondono, comunque non ci sarebbero altri mezzi di comunicazione se non questi social media e queste coselle di posta elettronica.
Ecco, poi il territorio vercellese ha ottenuto ben 13 dimensioni al concorso fotografico di Tierenberg in Austria, Linz, alla Super Circuit. Compaiono tra le tue fotografie un platano a Parolo e un tulipano a Vercelli, anche una bellissima fotografia intitolata Don't Leave Me, ambientata appunto alla colonia felina a microrandaggio, sempre a Vercelli. Poi ci sono anche degli scatti in ambienti naturali di vario genere. Ecco, puoi raccontarci nel dettaglio queste fotografie e Sì, questi. io ho appreso di questo concorso fotografico leggendo Fotografare Rivista, sulla quale ogni tanto vengono selezionate alcune mie immagini. E le fotografie che tu hai menzionato riguardano appunto un vecchio platano Praroro che ora purtroppo è stato abbattuto, ma che è stato amato non solo dai fotografi ma anche da pittori locali. Era posto questo platano in uno sterrato nei pressi della Cascina Colombina, e al tramonto si trovava suo riparo, profonda pace. Era solitudine e diveniva così una preziosa compagna nella quiete vespertina. Il tulipano, citato prima, invece era sul mio balcone lo scorso anno. E per quanto riguarda invece il ritratto della donna abbracciata al gatto, la scena è ambientata presso la colonia felina di Amico Randagio a Vercelli, che è un luogo di protezione per molti gatti anziani e abbandonati. Nella fotografia che vedrete a breve c'è la tata, così come si fanno chiamare i volontari, con la diva della colonia che è la Vicky, è una gatta molto affettuosa e socievole che è un po' la leader di questo gruppo. E io che adoro i gatti, ho adottato a distanza una bellissima micia di nome Biancaneve e ne approfitto per chi volesse poi sostenere questa associazione per sensibilizzare il pubblico a fare delle donazioni, a devolvere il 5 per 1000, adesso vi faccio vedere come. E sul sito amicorandaggio.it ci sono tutte le informazioni. Do il via ora alla slideshow che vi farà vedere le foto che sono state premiate. Questa è Cannes, dove abbiamo le alghe con l'eutrofizzazione, il Che Monte bella, Bianco, il Noir, che colori. Venezia, il Ponte dell'Accademia per la Settima Architettura, questo è Castelsempione, l'Alto Spitel, il Vecchio Spizio, il Pendu Sucre al tramonto della Luna al San Bernardo, Bella, Cervinia, che bella. Bellissima Stefania, oh che bella questa! Bellissima, me Questo l'avevi è il fatta. Petit Dru a Chamonix, la Mer de Glace, Cogne, Le avevo già viste, che belle, Chiavigny, che fiori, che il vecchio meraviglia. Pontano Parolo, e poi la Vicky, eccola Ah, qua. che carina, tenera. Questa è la locandina per sensibilizzare un amico randagio, questo è per devolvere il 5 per 1000, c'è cioè questo codice fiscale da utilizzare, comunque poi si può chiedere informazione in qualsiasi momento. Ecco, torniamo ancora appunto alle fotografie. Cosa puoi dirci di queste fotografie che hai menzionato e che abbiamo visto? Diciamo che sono delle tematiche diverse le une dalle altre, perché partiamo con l'eutrofizzazione, quindi la fioritura algale che è inerente all'inquinamento ambientale, è una tematica recente di cui si parla nell'ambito delle scienze naturali, si parla più tanto anche a scuola, adesso anche a maggior ragione che è stata introdotta la parte di educazione civica. Questa fotografia è la prima delle alghe, è stata scattata a Cannes in un giorno di Pasquetta proprio di qualche anno fa, precisamente attorno alle isole Le Reine. Passando poi alla Travel Photography, paesaggi e macro sono state selezionate le immagini che avete visto del Pendu Sucre che si trova al colle del Gran San Bernardo al tramonto della Luna, è già stata premiata anche a concorsi precedenti, è una Moonlight Sonatas in memoria della Beethoven. E poi c'è stata l'Aiguille du Drôme a Chamonix, sempre vista in un'ottica dove nello scioglimento dei ghiacciai, che quando siamo arrivati lì siamo rimasti proprio scioccati dal grande ritiro del ghiacciaio. E poi le cascate di Cogne a Lillaz, quelle farfalle sul fiore sono dietro casa mia a Cervinia,
E poi c'è quell'antico spizio, l'Alterspitze, lungo il passo del Sempione, sempre per la Traver Fotografi. Adesso c'è il complesso nuovo dell'Ospizio Sempione, che è un luogo di villeggiatura per chi vuole fare turismo religioso. E poi c'è il ponte dell'Accademia di Venezia, che è stata scattata con una Canon, più come la classica. Queste fotografie verranno esposte in questi giorni nei vari saloni della sede del concorso che si trova a Linz in Austria. Comunque Bravo. hai avuto altre menzioni, una delle ultime Bello. proprio a Tirana per il Photo Contest Moments 2022. Sì, si tratta di meeting time. Adesso vediamola qua. Ce la faccio vedere. Ora. Marmotte in riunione, molto simpatica nel Parco Animalier d'Intrò. Ho fatto un bellissimo stage quando frequentavo il corso Coverfop di accompagnatore naturalistico. Ecco, poi un'altra menzione riguarda sempre il Simplon Pes Monte Napoleone al concorso Costa di Photo Club Infinity di Bosnia, in Bosnia e Erzegovina, nella sezione Travel. Quindi, Ora qui? Sì, stavo tornando da Briga. Non so se si vede l'immagine. Sì, ok. Da Briga Sempione, dopo una splendida giornata lo scorso 28 febbraio, era piuttosto ventosa. Questa strada è molto ampia, è curvosa e offre molti spunti per la fotografia di viaggio. Adesso vedo che è sempre apprezzata. sì, ecco, tu hai anche molto riscontro positivi anche appunto in questa zona della Svizzera. Se non sbaglio, è già la seconda volta che torni a Simplondorf, e quindi insomma ti trovi bene, quindi tornerai ancora. Io penso proprio di sì, perché sono stata a Simplondorf all'inizio di settembre del 2020, poi c'è stata la ripresa della pandemia e quando mi è stato proposto di fare delle fotografie in versione invernale, niente, ho dovuto bloccare. Sono poi tornata il 28 febbraio scorso, come dicevo prima. Le persone che mi hanno accolta sono state molto ospitali, molto, molto discreti. Abbiamo poi concordato per l'anno prossimo di fotografare l'Ecomuseo, dove ci sarà anche una collezione di minerali. Questo però non è né a Simplon Pass né a Simplondorf, ma bensì alla frontiera di Gondo, che è la prima subito prima di Iselle, e dove si trova il complesso noto come Stoccalper Turm. Ecco, parliamo di un evento che terrai giovedì 21 aprile alle 20:50, che si intitola Non c'è cosa più bella di un fiore, e dei memori delle vittime del Covid. L'evento si terrà proprio su questa piattaforma Meet, e appunto che è intestata a te. Parlaci di questa bellissima iniziativa, che siamo un po' curiosi di sapere cosa vedremo giovedì Un po' 21. per sfortuna, perché avevo già in mente questo evento da un po', dato però il numero di variante del Covid è sempre meglio essere allerta, sono ancora in circolazione, un po' tanto ancora in circolazione il virus, però vogliamo ricordare tutti coloro che ci hanno lasciato a causa di questa terribile malattia. E ne approfitto per dire che se qualcuno avesse perso un familiare, una persona cara e volesse partecipare, dirmi il nome della persona, del defunto da ricordare, può contattare, lo ricorderemo durante il corso della serata. Questa videoproiezione sarà dedicata a tutti coloro in particolare che hanno combattuto il Covid in prima linea. E mi riferisco in particolare ai medici, agli infermieri, ma anche ai biologi, ai medici veterinari e sottolineo medici perché hanno accolto e curato gli animali. Corso e volontari che hanno sempre fornito cibo e cure in canili, colonie feline e gattini. Va anche un pensiero però agli insegnanti e noi insegnanti di ogni ordine grado che siamo stati vergognosamente insultati sui social media in quanto sempre ritenuti categoria privilegiata e fannullona. Quindi un pensiero anche alla mia categoria. Ecco, puoi dirci un'anteprima delle fotografie che presenterai e che verranno proiettate? Sì, ripercorreremo buona parte dell'Italia, quindi dalla Valle d'Aosta al Trentino Alto Adige fino al Lazio. Tutti i paesaggi floreali e anche di città d'arte attorno ai fiori.
la nostra bellissima Italia, che è stata messa in ginocchio, ma che è ora di rinascere. Non c'è cosa più bella di un fiore. Ecco, cosa bisogna fare per partecipare? Sarà pubblicato un link su Facebook, su Instagram, su Twitter, verrà diffuso i contatti di WhatsApp naturalmente, e spero a questo punto anche sui giornali locali di trovare spazio per creare questo evento. In ogni caso è possibile richiederlo contattandomi con WhatsApp o alle mail info, lo scriviamo qua nella chat, info niconista77 chiocciola gmail.com. Ecco, con quale genere di musica ci delizierai? Perché tu sei un po' abituata, oltre alle videoproiezioni, anche a inserire della musica molto, molto interessante, molto a tema. Nel video è accompagnato da 5 brani musicali. In apertura ci sarà Blumine, il cui titolo richiama evidentemente l'idea della fioritura. Seguiranno poi due pezzi pianistici eseguiti da mio fratello Fabio, collegabili. Si tratta dell'omonimo studio trascendentale numero 11 di Liszt, Armonia della Sera, di un preludio di Debussy. Chiuderà poi il programma il celeberrimo Valzer dei Fiori, questo non può mancare, il momento culminante dello Schiaccianoci di Tchaikovsky. Ecco, allora ripetiamo l'appuntamento che è giovedì 21 aprile alle 21, anzi alle 20:50, quindi non perdetevi su questa piattaforma questo appuntamento. Non c'è cosa più bella di un fiore, un evento che è sicuramente molto toccante in memoria delle vittime del Covid per celebrare la fine, speriamo davvero, della pandemia. Vi verrà, come diceva Stefania, fornito un link sui social media, in ogni caso potete contattarla su WhatsApp o attraverso le mail. Rimaniamo in tema ovviamente di fiori, in tema floreale e sempre in montagna. Ci spostiamo a Val Tournanche e alla frazione Bregnaz, Bene. Bregnà, sì, e se no si offende, quindi appunto Bregna, giusto? Bregna. Sì, no, giustamente, il francese, insomma, le lingue non è bastato tanto comunque. Ecco, una foto che parteciperà a un progetto di arti visive in Germania, a Kölgenwiesder per Enter into Art, è un progetto dedicato a due celeberi pittori, Van Gogh e Gauguin. Puoi illustrarci i dettagli? Sì, si tratta di una cosa molto raffinata. Dunque, io premetto che ho già partecipato al concorso Enter into Art l'anno scorso. Come dicevo prima, per Beethoven, per celebrare l'anniversario della nascita. E avevo partecipato appunto già con Omaggi alla Luna, quindi una foto di Venezia sul Canal Grande con la luna piena, e quella che avete visto prima col Pain du Sucre e il tramonto della luna. Il progetto questa volta ha come titolo Color Symphonies for Gauguin and Van Gogh, e si celebra precisamente i 170 anni dalla nascita di Vincent Van Gogh e i 175 anni da quella di Paul Gauguin. Vengono richieste opere d'arte, quindi anche pitture, sculture, ma anche fotografie, quindi per il tema un po' delle arti visive, che rispecchiano i temi cari a questi artisti. Per rispondere alla tua domanda, io ho scelto la Becca d'Aran della fazione Brengat, dello scialle della mia amica Adele, adesso ve lo faccio vedere. Qua. Sera di pace per se ne andavano senza speranza. Eccolo qua. Speravamo, fosse lui, ma ormai tutto finito. Allora, un attimo di pazienza, arriva, ecco. Queste Quindi, sono l'amica delle Mandere, è una delle colonne portanti del comune di Val Tournanche e in quel periodo aveva le primule. Se tuttavia per Gauguin il tema della montagna è molto spesso associato ad un'idea della morte, per me la montagna è assolutamente simbolo di vita, associata a purezza nella contemplazione assoluta di madre natura, una visione antistica. ecco, ci sono tre foto selezionate, una di Cervinia e una di Zolengo in Monferrato. Sì, ve le faccio vedere. Allora, questa qui riprendo Notte stellata di Van Gogh con il Cervino sotto le stelle dal mio balcone a Cervinia. E invece qua ci sono quelle dei girasoli scattate in occasione di una piccola gita qualche anno fa in Monferrato a Zoalengo. Quindi qui siamo. Queste foto, ripeto, verranno proiettate a Königswinter, quindi uscirà un libro alla fine dell'anno.
Trovo che i girasoli siano fiori bellissimi che danno allegria, infatti sono eleganti, inoltre raffinati. È molto bella anche la foto di Cervini, appunto, con le stelle molto nitide. Come hai fatto a catturarle? Io a Cervinia, quando sono lì d'estate, mi alzo di notte, quando il cielo è limpido, uso il treppiede, una Nikon D90 e lente 35 mm molto luminosa. Questa Nikon D90 l'avevo vinta collaborando con la CNN per la sezione travel e anche per la sezione di astronomia, di foto astronomiche. E sembra che accenda lei stessa una luce, la uso anche infatti nei musei per riprendere le opere, senza flash, non serve neanche, è potentissima. E Cervinia è già romantica di per sé e con una macchina così rende ancora di più l'idea dell'armonia notturna. Quindi sono emozioni a non finire. Quell'emozione che molto spesso trasmette appunto con le fotografie che ti premiano su delle riviste come Landscape Photography Magazine, è una sensibilità veramente profonda. Ecco, vedo non solo Cervinia, ma anche Alassio, il sole sul mare, quindi anche in questo caso hai usato un'attrezzatura particolare per fare questa foto, ecco, la vediamo. Sì, mi sono appositamente svegliata per incontrare l'alba sul mare. Sembrava ingenua, banale, però mi sono commossa profondamente, un pianto quella mattina di gioia per il regalo prezioso che Madre Natura mi ha fatto quel giorno. Del resto è la nostra suprema madre e ripaga sempre tutti coloro che la amano con questi doni. Come vedete qui, poi nella descrizione della fotografia, ho utilizzato una Nikon D7100 con una lente 70-300 mm, un effetto long lens come chiedeva la rivista per l'assignment. Devo dire che sono 6 anni che non vedo il mare, ma a me il mare piace solo da ottobre ad aprile quando non ci sono le persone e la folla. Devo dire la verità, un po' mi manca e speriamo in tempi migliori per poterlo raggiungere con i mezzi pubblici senza troppi rischi. Ecco, parlavi appunto di questa rivista, ecco, come nasce questa collaborazione? Guarda, ogni mese viene proposto un assignment, cioè un tema, un concorso, un contest, e per un mese queste foto rimangono online per un'esposizione multimediale. Non viene tollerato il minimo errore, sono molto selettivi, quindi è un'occasione anche per imparare meglio a fotografare e a migliorarsi. E sono felice che comunque apprezzino questa mia collaborazione. Ecco, invece per quanto riguarda il progetto Dante 2021 è arrivato finalmente il libro che contiene anche la foto di Palazzo Tartara a Vercelli con il tricolore illuminato appunto durante il Dante D dell'anno scorso, del 2021. Sì, è arrivato, adesso sono arrivate le copie e spero di mostrarlo presto anche alle autorità locali. Ecco, hai realizzato anche autonomamente due fotolibri, Sensazioni di viaggio. E di te ha detto il mio cuore, ne hai in mente altre di libri, di questi fotolibri? Sì, io vorrei realizzare poi per la prossima estate un fotolibro dal titolo Il paesaggio del Gran San Bernardo e la fascinante metamorfosi, dedicato proprio appunto alla valle del Gran San Bernardo e alle rocce metamorfiche che si incontrano durante la salita al colle. Quindi non sarà solo un manuale di fotografia, ma anche un piccolo bigname di scienze naturali. Mi ha già aiutato in questa fase di preparazione il professor Giovanni Ferraris di Prarolo, che ringrazio per la preziosa consulenza. Prima però di portare a termine il lavoro completamente, vorrei visitare il borgo di Etruble per poi avere una raccolta completa, visto che anche questo comune rientra nell'ambito dei comuni fioriti. Spero di riuscire a farlo in luglio, però facciamo un passo alla volta, come sempre, perché non si sa mai. Bisogna vivere giorno per giorno e restare molto prudenti, perché il virus circola ancora, non posso correre rischi per me, ma soprattutto per i miei familiari. Faccio un appello ora in veste di microbiologa, usare sempre la mascherina nei luoghi chiusi e affollati e completare il ciclo vaccinale. Solo così potremo davvero uscirne vincitori da questa lotta contro il Covid-19. Sì, sicuramente sposiamo la tua tesi, i tuoi consigli e quindi speriamo che appunto tutto questo si possa fare e sia realizzabile. Ecco. In ogni caso, sempre in Valle d'Aosta, gli altri progetti fotografici comunque.
Sì, io vorrei chiedere ancora di fare delle videoproiezioni in estate, magari a Cervinia, ad Antei, alla Madeleine, anche a distanza, ci sarà da valutare qui insieme alle amministrazioni locali. Come dicevo prima, ho in mente Trouble e poi dei fotoservizi di fine stagione estiva, la Tuile per la Fête de Bergère, che sarebbe la festa dei pastori. L'anno scorso si doveva fare, ma è stata annullata in parte, quindi non sono riuscita ad andare, sempre per lo stato di emergenza. E ho in mente anche Antrèves, vicino a Courmayeur, dove avete visto la foto prima del Monte Bianco e degli Aiguilles Noires, per le giornate fai in ottobre, perché l'autunno in Valle d'Aosta è una cosa meravigliosa. E speriamo sia la volta buona, perché negli ultimi 2 anni non è stato possibile fare nulla. Dovrei, se nulla cambia, questo sabato andare anche a Lilliane, quindi verso Gressoney, perché ci sarà un concerto valser della Blaise Capelle. Sono gemellati con le tradizioni di Alagna Valsesia, del resto, quindi è una cosa che sicuramente congiunge la cultura di Piemonte e di Valle d'Aosta. E poi speriamo mano a mano di poter riprendere gli eventi come qualche anno fa. Esempio. Salutiamo anche così, oltre a Stefania, anche Jolie, la sua gattina, nota direttrice d'orchestra, presso la pagina Instagram del Teatro La Fenice, è già finita anche su Vanity Fair. Quindi, insomma, anche Jolie merita gli applausi, merita ovviamente la copertina, ecco, quindi insomma, di apparire in Saluta, riviste. saluta Ecco, Gioia. via, Eccola scusa. qui. Ecco Jolie. Eccola qui. Ciao Briccona. Eccola Briccona. È qui che Ciao dorme. Briccona. Ecco, siamo giunti alla conclusione. Se qualcuno ha delle domande da fare, ovviamente lasciamo spazio e quindi appunto di questa presentazione, insomma, di davvero tante iniziative fatte e ancora da fare. Quindi, insomma, davvero il lavoro non manca, oltre ovviamente a quello dell'insegnante, che quello di fotografa non è davvero, è abbastanza nutrito e corposo, insomma, per i prossimi mesi. Speriamo. Ecco, quindi rinnoviamo appunto gli auguri pasquali e ovviamente all'evento di giovedì 21 alle 20:50 non c'è cosa più bella di un fiore, appunto, in cui così si vuole dare dedicata appunto a speriamo appunto tutti alla fine della pandemia. Ricordo anche di quanti ci hanno lasciato proprio in questi 2 anni per questo virus, per questo terribile Covid. Grazie e buona Pasqua a tutti gli utenti. Passa a tutti. Grazie, ciao Stefania, No, grazie. grazie al signor Ferraro e buona Pasqua.